Buon pomeriggio, benvenuti anche da parte del sindaco che ci raggiungerà a breve, adesso è impegnato a San Giuseppe per un incontro dell'Avis e benvenuti appunto a questo ultimo, terzo e ultimo appuntamento di quest'anno della seconda edizione della rassegna, diciamo, di incontri di approfondimento sulla storia locale, le nostre radici piantate nel futuro, che abbiamo iniziato nel 2016 in occasione del 150esimo del comune di Brugherio, in quella biennio, diciamo, del 15 e del 16, che è stato come un lievito dentro la nostra città, un lievito che continua, grazie, perché mi sentivo, non ho la voce molto alta. Un lievito che continua a lasciare le sue tracce, in una città che ha riscoperto proprio in quell'occasione il valore di sentirsi comunità e che si è appassionata, a 360 gradi e come mai prima d'ora, alla ricerca e allo studio sulla propria storia. Tracce, come quelle della sezione di storia locale, di cui qui abbiamo, Silvia Barzago, che è la responsabile. Una sezione, che questi anni si è ulteriormente, arricchita ed è cresciuta grazie al contributo di associazioni, di cittadini che hanno donato tesi di laurea, ricerche, studi, fotografie, documenti, e che grazie, al lavoro appunto dei bibliotecari coordinati da Silvia, dei volontari, degli studiosi di storia locale, di cui qui abbiamo una bella rappresentanza. Luciana Tribuzio, Edoardo Fossati, Enrico Sangalli e altri che appunto in questi anni insieme ad altri cittadini volontari hanno digitalizzato, inventariato, catalogato in alcuni casi, in molti casi i documenti, le fotografie, le mappe in modo da poterle rendere disponibili anche attraverso il portale di storia locale che appunto un paio di anni fa abbiamo inaugurato. Tracce come quelle per esempio rappresentate dai 50 cartelli turistici che punteggiano il territorio e che sono dotati di QR code che rimandano agli approfondimenti delle voci su Brugherio dedicate a Brugherio su Wikipedia e i cui testi sono ancora una volta il frutto del grande lavoro di Luciana. Altre tracce, quelle del museo virtuale delle opere d'arte del comune di Brugherio che abbiamo inaugurato sabato scorso, oppure delle diverse pubblicazioni su vari aspetti della storia di Brugherio che hanno arricchito la nostra biblioteca, piuttosto che le tantissime iniziative che in questi anni abbiamo, insieme alle associazioni, organizzato proprio per valorizzare la nostra storia e recuperare quelle che sono le nostre radici in modo da consentirci uno sguardo sul presente e sul futuro che è, come dire, ricco di significato. Tracce come quella lasciata dall'archivio storico del comune, finalmente appunto nel 2016, tornato nella sua sede naturale, nel Palazzo Comunale, dopo la messa in sicurezza dei locali che appunto necessitavano di questo tipo di intervento e quindi ne rendevano difficile l'accesso e oggi finalmente, che oggi potrà finalmente essere, come dire, messo a disposizione del pubblico e delle cui prospettive ci parlerà l'archivista alla mia destra Paolo Paleari, che in questi anni ha coordinato il lungo e puntuale lavoro di riordino che è ancora in corso. Ecco, in un contesto di così fervida ricerca sulla storia della nostra città non potevamo che accogliere con entusiasmo, e l'abbiamo fatto lo scorso anno, il frutto degli accurati e preziosi studi di Edoardo Fossati qui alla mia sinistra, e farne quindi una pubblicazione che poi, come le altre dei due precedenti incontri, sono a disposizione del pubblico presente al tavolo là in fondo. Una pubblicazione che restituisse non solo ai sandamianesi, ai quali è già stata presentata la pubblicazione, ma a tutti i brugheresi la storia di San Damiano e della sua gente
dalle origini fino ai nostri giorni. Non aggiungo altro perché di questo ci parlerà ampiamente lo stesso autore Edoardo Fossati. Un'altra traccia importante, questa appunto di una storia finalmente ricostruita, quella di questo quartiere periferico ma fondamentale, diciamo, nel tessuto urbanistico, storico e sociale della città di Brugherio, che si aggiunge a quella che molti attendevano, molti tra gli appassionati, gli studenti e gli studiosi, che molti attendevano di offrire la possibilità di attingere all'inesauribile fonte di informazioni archivistiche raccolte nell'arco di una vita o di mezza vita da Giuseppe Meani, che proprio per questo nel 97, in occasione del trentennale del titolo di città di Brugherio, ricevette la meritata onorificenza per il suo contributo alla valorizzazione della storia locale. Saluto i parenti, gli eredi di Giuseppe, li ringrazio di essere qui e soprattutto a nome, diciamo, della città li ringrazio del grande dono che dopo la sua scomparsa venne fatto alla sezione di storia locale della biblioteca di tutto questo straordinario materiale che conta una quarantina di cartelle. Poi di questo ci parlerà approfonditamente Luciana. Ecco, io mi permetto un piccolo ricordo di Giuseppe Meani, perché lo conobbi verso la metà degli anni 80, come molti studenti di allora e degli anni a seguire, proprio nell'archivio storico, nell'archivio di Stato di Milano. Stavo appunto studiando per la mia tesi di laurea sul Tempietto di Montbucco, vai oggi, vai domani, e ti incontri sempre con le stesse persone, un giorno buongiorno, un giorno buonasera o buon pomeriggio. La cosa che ci contraddistingueva allora erano questi manicotti neri che ci si metteva per non impolverarsi e per non rovinare i documenti dell'archivio di Stato, e dopo un buongiorno capitò inevitabilmente di chiedersi: ma come mai lei è sempre qui? Io sto facendo una tesi sul Tempietto di Montbucco. Ah, ma allora lei è di Brugherio? E da lì appunto nacque così una reciproca simpatia, e soprattutto io, come dire, ricordo che ho di Giuseppe Meani è che mi trasmise una passione per la ricerca che non mi ha mai abbandonato, oltre che, devo riconoscerlo, mi passò un paio delle fotocopie, ovviamente, della sua raccolta, che mano a mano cresceva, che devo dire mi permisero di risolvere alcuni dubbi di cronologia e del quale non finirò mai di ringraziarlo. Ecco, come me, dicevo prima, tanti studiosi, studenti ebbero modo di incontrarlo, Giuseppe Meani, e di avere da lui quelle preziose indicazioni che per tutti noi furono fondamentali nei nostri lavori di ricerca, e oggi, e poi il passaparola, come dire, dentro la città fece sì che appunto la presenza di questa grande raccolta nella sezione locale della biblioteca fosse attesa proprio nel suo riordino per poterci mettere mano. Ecco, se da oggi potremo mettere mano a questa preziosissima raccolta è grazie allo straordinario, lunghissimo e competente lavoro che in questi anni è stato svolto dalla professoressa Luciana Tribuzzo insieme all'amico Sangalli e ad altri volontari della sezione di storia locale, perché naturalmente di Silvia, che rendono finalmente disponibile la consultazione, oltre che sul portale di storia locale, l'inventario di questa straordinaria raccolta di documenti. Quindi io non posso che ringraziare tutte le persone che sono sedute con me al tavolo, quelle che sono sedute tra il pubblico, ricordando quello che dico sempre, e che queste tracce di storia che piano piano stiamo insieme ricostruendo danno a noi, che ne fruiamo, che ne approfitteremo,
la possibilità di conoscere meglio la nostra storia e quindi di sentirci sempre meno estranei, sempre più appartenenti alla città e alla comunità nella quale viviamo. Lascio quindi la parola ai nostri ospiti e chiedo per loro un ringraziamento da parte di tutti i presenti. Vi lascio proprio il posto, quindi io direi che possiamo partire da Paolo Paleari, che ci parlerà appunto delle prospettive del nostro archivio storico. Posto io? Va bene. Sì, scusami, dov'era? Chiedo scusa se giro solo giro le spalle, ecco. Allora, io ringrazio tutti i presenti, poi devo ringraziare soprattutto la professoressa che mi ha presentato, ci conosciamo relativamente da poco con Laura, alcune passioni le condividiamo, quella del Regio Esercito no, ma pazienza, ci sono. Posso? Sì, adesso. Ecco, magari si sente meglio. E così anche il vice sindaco che è in sala. Io devo dire che sono milanese, non avevo mai messo mano agli atti, e vivo Monza, non avevo mai messo mano agli atti di Brugherio se non da 5 anni, 6 anni a questa parte. Seguo un'associazione, lo faccio in modo volontaristico, i ragazzi che vi operano, invece sono tutti archivisti che operano anche su altri materiali, e il merito è più loro che mio. Io ricordo nel tempo quelli che si sono succeduti, quindi Alessandro, poi Paola, Stefania e ultima in ordine di tempo Silvia, che sta lavorando con Silvia. Ecco. Quando abbiamo iniziato, devo ringraziare soprattutto la lungimiranza del geometra Mira Bauri, che è una vostra dipendente dell'ufficio tecnico. È stata lei a introdurre la prima volta, 6 anni fa, nell'ufficio. Anzi, accanto all'ufficio tecnico c'erano dei faldoni che poi rimandavano addirittura allo storico, ma io non pensavo che fosse così eterogeneamente distribuito. Il materiale era sparso, come posso dire, un po' per tutti gli uffici, perché il nucleo storico si conservava effettivamente da quando c'è stato il trasloco nell'attuale municipio, si conservava nel seminterrato. Però molto materiale, per afferenza con le ricerche, per afferenza con le esigenze d'ufficio, era distribuito, vuoi nel settore istruzione, qualcosa nella biblioteca civica dove c'è ancora, qualcosa era distribuito nell'ufficio tecnico. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato accorparlo in modo omogeneo. E poi si è proceduto col tempo, via via, adesso siamo in fase di ultimazione al regesto del materiale, e anche se ancora in modo, come posso dire, empirico, a una sorta di redazione di un elenco di consistenza su Excel che sia di facile uso anche per gli uffici. Esiste un documento corredo, trasmesso circa 20 anni fa, anzi un po' di più, all'ente di tutela, però questo documento va ancora molto integrato, perché il materiale che via via è uscito in questi anni fa sì che questo strumento sia, come posso dire, in parte sorpassato. È abbastanza scontato il fatto che l'archivio storico si componga di una parte antecedente alla fondazione del comune. Ci sono materiali che vanno dagli inizi dell'Ottocento e poi via via salgono fino al 1977, quando si compie per definizione la chiusura cronologica dello storico. Io avevo già fatto per una presentazione effettuata qualche mese fa, o forse l'anno scorso, in questa sede, una serie di fotografie dei documenti che più mi sembravano interessanti, proprio in relazione all'allora 150esimo dell'amministrazione, quindi la fondazione del comune. Non le ho cambiate e voi mi perdonerete, vado un attimino veloce e poi le commentiamo.
Poi non spero di essere fuori a luogo, ho portato, visto che siamo nell'anniversario, ho portato qualche materiale del 1848 e del 1866, perché sia il 48 sia il 66 sono presenti tra i documenti dello storico con diverse vicissitudini. Chiedo Silvia se va e poi le commentiamo insieme. Chiedo scusa alla professoressa, magari. Anzi, se non vi offendete, io posso alzarmi in piedi, venire verso di voi, alzo il tono della voce e se non è un problema. Grazie. Allora, l'archivio storico si compone di 16 cartelle che hanno documenti dell'Ottocento. Questa è del 4 marzo del 48, è l'appello alla milizia comunale di Trono d'Altare, cioè l'imperatore chiamava alle armi in previsione della rivoluzione che già si sentiva palpabile, i cittadini delle comuni. Ci sono una ventina di questa documentazione qui, che, come posso dire, risente del cambiamento di clima. Mangheri non ha custodito carte asburgiche, però ha custodito la risposta ai cittadini che si sono mobilitati sull'avviso di Carlo Alberto. Ecco. Mangheri corrisponde con 16 cittadini, però non sappiamo chi sono, c'è proprio una distinta completa in cui si equipaggiano numero 16 elementi di corrisponsione, però non abbiamo le persone che partecipano. Potrebbero essere però non solo di questo comune, ma relativi a Moncucco, potrebbero essere di Sant'Albino, potrebbero essere di San Damiano, quindi sono confluiti qui, però non sappiamo neanche i nominativi e andiamo avanti di una. Questa invece è una delle prime missioni del nuovo regno, con la legge unica del 25 aprile del 59, e quindi poco prima del plebiscito, Vittorio Emanuele II comincia a emettere i decreti e circolari per il riordino del comparto territoriale che poi gli verrà definitivamente assegnato nell'autunno. L'archivio del comune custodisce anche qui all'interno di queste prime 16 cartelle molto materiale relativamente ai decreti di Vittorio Emanuele. Poi, sempre il comune, e questo fa parte in parte dell'archivio storico perché sono pubblicazioni a stampa, nella sala giunta ha l'elenco pressoché completo dei decreti legge che vanno dall'età di Carlo Alberto, grosso modo, fino al 1946. È molto bello perché i vostri elenchi sono anche in un buono stato. Sono molto comuni, ce li ho anch'io, però si trovano veramente, tantissimi appassionati, collezionisti li hanno. Però quelli del comune di Mangheio sono stati custoditi così in modo compatto, all'asciutto, che sono arrivati pressoché interi. Io ne ho visti altri due in Brianza così tenuti bene, uno in Alta Brianza e uno a metà, ecco. Monza non ce li ha così belli. Quindi chissà, magari un domani i vostri amministratori, magari non so, possono fare un weekend di mostra, potete esporre in sala giunta. Sono tenuti veramente molto bene e tra l'altro anche negli armadi che erano stati acquistati proprio con questo scopo. Ecco, non è così facile trovarli proprio, trovare il compendio, sì, del mobile, cioè condizionamento, condizionatore e anche il contenuto. Ecco, poi chiedo sempre a Silvia la cortesia. Ma questa è la ripartizione territoriale. La ripartizione si divideva in circondari, mandamenti, circoscrizione e comune. Allora, il comune circondario è quello di Monza, il mandamento ricade ancora in quello di Monza, che ne aveva di più, quindi aveva il mandamento 1, 2 Monza. Non c'è ancora inserito il comune di Mangheri, ma c'è quello di Moncucco, con una popolazione approssimativa 1639, però su lì c'è 1700. Ma diciamo, più o meno corrispondono, tra l'anagrafe è possibilissimo, è un divario di 60 persone, è più che accettabile. Poi c'è un'altra cartella che contiene anche il reddito, però è specificato soltanto il reddito agrario, cioè quello dei notabili. Questo in funzione del voto, quindi non è così significativo, ecco.
possiamo andare avanti. Ecco, qui siamo invece all'esordio in cui il re parte per la campagna del 60, assume il potere il luogotenente Eugenio Carignano, non vivante, e con questo dà corso obbligatorio alla moneta. Prima esisteva ancora una monetazione provvisoria assunta dalle missioni asburgiche. Tra il marzo e l'aprile si tratta per istituire una zecca specifica, poi verrà aperta la zecca di Milano, che batterà moneta sabauda, cioè moneta italiana. Fin questo momento giravano biglietti provvisori di stampo piemontese. Possiamo andare avanti ancora un pochino. Qui sono sempre, no, sono sempre le stesse missioni. Ecco. Questo invece è l'annuncio del nuovo sistema metrico decimale. Dopo 60 anni, anzi un po' di più, dopo 62 anni, riprende il sistema decimale. In epoca napoleonica era stato sospeso, in epoca austro-russa era entrato ancora nel vecchio sistema. Poi si è ritornati al sistema austriaco. Con la restaurazione si proponeva l'introduzione decimale solo per alcuni tipi di misure, e poi col 61 invece esteso in tutto il Regno d'Italia il sistema che utilizziamo adesso. Ecco, tra l'altro, una cosa che volevo dirvi. Ufficialmente, questo è curioso, però bisognerebbe trovarne riscontro nell'archivio della parrocchia, che non ho mai avuto così, ho conosciuto una volta i signori che se ne occupano, ma sarebbe molto bello capire questo aspetto. Se il sistema orario era già utilizzato, quello che utilizziamo noi oggi, sessagesimale qui, oppure si usassero le ore cosiddette all'italiana. Perché in alcune, sì, poi c'è ora la francese e ora l'italiana, poi l'ora italiana media. Perché non è affatto detto, per quei napoleonici andava tutto sul decimale, quindi 10 mesi, ore da 100 minuti, giorni da 10 ore, e la presunzione di sostituirsi veramente a un'ora di costituito, non a Dio, ecco, perché lo facevano i giacobini locali. Però la cosa curiosa è che ufficialmente i parroci, sotto scorte di influssi, come posso dire, modernisti, leggesi Pio IX, cominciano a utilizzare il sistema decimale attorno al 48. Non prima. Prima c'era il sistema sessagesimale quasi universalmente utilizzato dalle parrocchie, poi dopo si ritorna. Può essere che Brunghiero abbia utilizzato anche prima questo tipo di scansione del tempo, anche perché poi il tempo, cioè il giorno partiva nelle conoscenze dei contadini, partiva all'Ave Maria e si concludeva all'Ave Maria del giorno dopo, ecco. Ufficialmente nelle memorie del generale La Rocca diceva, ma noi chiedevamo ai man mano che facevano la campagna, ed erano insomma campagna, chiedevamo ai villici quale ora fosse, questi ci dicevano mancavano tre tocchi all'Ave Maria, e quello tirava fuori il cipollone e diceva, ma non mi trovo più con col tempo, ecco. Quindi può benissimo essere che a Monza senz'altro è stato utilizzato nel 48 il sistema che abbiamo oggi. Può essere anche fuori, se non andati avanti ancora un po'. Chiedo, questo sono i pesi e misure, il banco di pesi e misure, con le loro divisioni e i loro multipli, che poi è rimasto inalterato fino al 43, 44, 45, col governo della, diciamo, ci sono state altre, come posso dire, la Guardia Nazionale poi ha razionalizzato ancora questo tipo, soprattutto nelle misure ponderali, e poi nel 46 siamo ritornati a questo tipo di utilizzo. Ecco. Andiamo avanti ancora di uno. Ecco, questo qui invece è la monetazione. Come vi dicevo prima, la monetazione era stata utilizzata in modo provvisorio, del tutto precario, per quella del Regno di Sardegna, ed è durata grosso modo da marzo, aprile fino a ottobre, novembre, e poi ha preso a funzionare una zecca autonoma.
e quindi il sistema è quello che utilizziamo ancora noi oggi, dopo la parentesi repubblica, cioè dopo la parentesi, diciamo, della lira, l'euro ha introdotto ancora le frazioni centesimali, quindi è la stessa cosa. Possiamo andare avanti ancora. Poi cambiano anche le cariche. Ecco, le cariche più importanti sono quelle dei segretari di comune. Queste sono quelle delle poste. Ungherio ha nominato il primo segretario di comune nel 1861. Prima non esisteva un albo, cioè esisteva sì in Piemonte nel 59, però di solito era il notabile che comunque la comune si basava su un consiglio di notabili, il voto era molto, come posso dire, ristretto, e soltanto col 61 c'è proprio veramente un impianto di una, accanto alla parte politica, di una classe, direi, di responsabili, di funzionari. Possiamo andare avanti ancora un pochino. Allora, questo, l'amministrazione di pubblica sicurezza. Non c'erano i vigili, ovviamente, perlomeno c'erano nelle grosse amministrazioni, però c'era la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è andata avanti fino al 76, significa che dei cittadini su base volontaria e non di censo offrivano la propria disponibilità a rendersi, come posso dire, pronti in caso di incendi, guerre, sommosse, rivoluzioni, purché su scala locale. La Guardia Nazionale era composta per lo più da un notabile che coordinava le persone. Per Baugherio c'era un sargento, cioè un sergente, con 6 uomini. In caso di bisogno si raddoppiava a 12. I fucili prendevano in prestito da Monza, che erano nella clinica Zucchi, cioè grosso modo la sede era lì, della Guardia Nazionale. Io non ho materiali di qui, però ho recuperato una bandiera della Guardia Nazionale, che è abbastanza rara, e poi, se non abuso della vostra pazienza, ve la faccio vedere. La bandiera che si metteva, ero talmente povero che si metteva nella canna del fucile, piccolina, una cosa molto molto semplice. Ecco, e anche l'abbigliamento era la giubba e il cappello di prescrizione, il budriere, le giberne di regolamento recuperate dagli austriaci, i pantaloni e le calzature alla bisogna, cioè uno se le portava da casa, perché andavano avanti così, e sono andati avanti molto bene fino al 76. Andiamo avanti. Ah, questo è lo stipendio. Sì, perché prima era tutto lasciato alla libera corresponsione, cioè il sindaco oppure il consiglio della comunità pagava di solito il messo, che si chiamava cursore comunale, sia perché sapeva scrivere e leggere, sia perché correva. No, ma il nostro modo è così, soprattutto in modo un po' improprio. Comunque, si definisce comunque per la prima volta uno stipendio sia per la parte amministrativa sia per la parte dei funzionari, in questo caso i segretari. Dobbiamo notare una cosa, che lo stipendio di un prefetto in questa data è di circa 5.000 lire. Lo stipendio di un segretario comunale all'incirca di 1.600 lire, grosso modo. E comunque doveva essere notevole, doveva essere notevole perché dava un certo agio. Andiamo avanti di un pochino. Questa è la prima applicazione ante litteram di una legge della Repubblica Italiana, la cosiddetta legge Battelli. È stata applicata a, non si dice in questa grida, però nella minuta si dice al venerando ottuagenario, cioè è stata applicata al nobile Alessandro Manzoni. Ecco. Ma non ce ne sono molte, comunque l'archivio del comune contiene una di queste. Andiamo avanti un pochino. Questo è quello che capita invece quando ci sono gli accorpamenti territoriali alla, come posso dire, a margine della campagna della terza guerra d'indipendenza. Questo è un bel manifesto di circa un metro, un metro per circa 60 centimetri. Il vostro era già stato restaurato a suo tempo ed è una petizione fatta dai notabili locali per non correre il rischio di essere fagocitati dal comune di Monza. E poi è andata a buon fine. Andiamo avanti ancora di uno.
Questo invece è l'appello che è stato fatto e la sottoscrizione di firme, noi sottoscritti capi famiglia. La stessa cosa è capitata per il Sonno, per Concorenzo, per Villa Santa, nel senso che si stavano a voce di chi andava a comprare al mercato di San Giovanni qualcosa, ma mi pare di sentire che il comune di Monza abbia intenzione di assorbire, e le cose andavano avanti così da un po' di tempo. Ma siccome non c'era una conferma, alla fine una deputazione di Vanghelio si è recata sotto il palazzo comunale di Monza, che allora era a fianco all'Arengaio, poi dopo era la casa degli umiliati, e sembra che la comune di Monza abbia desistito da questo progetto, anzi, ha fagocitato alcune aree, poi ha restituito altre aree, poi le vediamo in una piantina, andiamo avanti ancora. Questo è l'elenco dei capi famiglia che hanno sottoscritto. Notate una cosa, la maggior parte sono firmati con, non sono autografati. Ma che si presentano in realtà, erano quelli della frazione di Brugheri. Di Brugheri, esatto. Perché gli altri non si presentarono. Non si presentarono, la sì. Prima volta. Ma la cosa bella è anche questa, che ci furono due convocazioni, forse la professoressa lo sa, due convocazioni, perché i capi famiglia, cioè, furono, perché lavoravano nei campi, quindi questa voce girò la sera, quindi furono mandati, diciamo, dei messi in modo un po', come posso dire, la chetichella per sondare già gli animi. Qui non successe niente. A Villa Santa li presero anche bastonate, a San Fiorano. No, però la prima votazione fu annullata, fu annullata perché arrivarono, sì, persone da Brugherio con cattive intenzioni. In realtà Monza li ricattava perché sì, voleva che si annettessero, altrimenti avrebbero persi i vantaggi per l'ospedale, per il, esatto, cimitero e per le medicine. Non solo, quattro cose, la levatrice, l'ospedale, il cimitero, la sepoltura, e poi anche il Dazio. Anche il Dazio. Perché più grande era la circoscrizione territoriale, più c'era un vantaggio ovviamente per i comuni da annettere, cioè i comuni del mandamento. Ecco. Abbiamo andato avanti così fino al 19, se non dopo, perché Biassono è stato l'ultimo a cedere, cioè ha ceduto tutta la parte del parco, è stata del 19, quindi fino veramente poco tempo fa, fino a 90 anni fa, è questa cosa qui. Andiamo avanti di una. Questo è un regio decreto con cui si... quindi una copia, una minuta, con cui si istituisce proprio l'amministrazione autonoma di Vanghelio. Il comune è una bellissima copia, sarebbe bello, magari lo chiediamo agli assessori, di fare una bella copia e metterla in sala giunta, ecco, perché di quelle stampe ce ne sono molti, ma è l'unico documento dell'archivio storico. Andiamo avanti ancora. Sì, ci sono copie anche in biblioteca, ma non autografo, l'unico autografo è dentro. Andiamo avanti ancora. Ecco, niente, questo qui è il manifesto con cui si dà notizia della sotto Natale il re promulga. Ecco, vabbè, comunque. Andiamo avanti ancora. Questa è una alimentaria del 1856, in cui sono presenti anche le aree limitrofe territoriali e poi il centro del comune. E, è evidente anche la ripartizione, anche poi l'aggregazione attorno ancora al luogo della chiesa, della ghirlanda, quindi non c'era molto. Andiamo avanti ancora. Questo invece è il primo bilancio, perché fino al 66 i bilanci erano dei rendiconti. Qui viene presentato ufficialmente con l'istruzione del comune un bilancio autonomo. Io non ci vedo, però Silvia può dirmi a quanto ammontava il bilancio comunale? Riassunto. Sì. 230. Non vedo tanto il primo numero, 36.764. No, è un bilancio comunque al di sotto delle 5.000 lire, quindi vuol dire che lo stipendio di un prefetto copriva, sì. Con le passività. Andiamo avanti ancora di uno. Ecco,
Queste invece sono le parti di territorio che poi sono nel 71 vengono scorporate, staccate dal comune di Monza e vanno ad annettersi al comune di recente costituzione con la fazione di esatto. Poi adesso abbiamo qualche diapositiva di altro tipo, questo è una varia degenerazione del Consiglio Comunale del 67, tanto per capire Museta, Gattico, Falonieri, sono i soliti più notabili che fanno parte del paese. I consigli tornavano molto, nel senso che le elezioni non erano come fino a tutta l'età umbertina, il rinnovo del consiglio per una par condicio era svolto metà del mandato, cioè metà dei consiglieri si rinnovavano nel loro corso, in modo che fosse trasmesso sia senso di competenza, sia senso di continuità ai nuovi. Le elezioni, diciamo, erano in itinere, per cui non c'era un'elezione generale come oggi. L'amministrazione si ferma, tutti a casa, finché non c'è la nuova amministrazione, c'è la normale amministrazione. Allora non c'era questa discontinuità, e così anche per lo Stato, e sempre su base censuaria, Cioè votava chi poteva disporre di... Andiamo avanti, un pochino. Un esempio di verbali di deliberazione comunale. In totale 18 consiglieri, Qualche volta si è arrivati a 22, 23, però in media 18 consiglieri. Un esempio di bilancio consuntivo e preventivo, siamo sempre sui 1.300 lire, questo semestrale. Andiamo avanti ancora, un altro esempio di... va bene? È la pianta della biblioteca, piano terra, la pianta della biblioteca. Non ho trovato gli alzati. Questa però non era dentro nelle cartelle, questa qua. Questa qui non era nelle cartelle la prima volta che l'avevo vista. Interessante notare che c'è Via dell'Unione. Che c'era Via dell'Unione, che è esatto. Via dell'Unione dei tre comuni. Sì. Con tutte poi gli accessori, gli annessi. Andiamo avanti ancora. Ma niente, queste qui sono parte degli archivi, siccome l'archivio storico comprende anche archivi cosiddetti aggregati, vuol dire le ECA, l'IPA, questi enti cessati, ho preso alcune ricevute, ci sono 6 cartelle in tutto che trattano questi archivi aggregati, sussidi, concessioni di sussidi, precarietà, tra l'altro c'è anche un bel archivio del giudice conciliatore, da voi, piccolino, 2 cartelle, ecco. E poi ci sono i registri che abbiamo visto l'ultima volta, che anche quelli sono interessanti, cioè non fanno parte dell'aggregato, l'anagrafe, però i registri e soprattutto la leva è proprio parte dello storico. Andiamo avanti ancora un pochino. No, questa è una cosa curiosa, perché ci sono dei signori di un comune qui vicino di Ghiacco che stanno studiando proprio questa metrotranvia. È una tranvia, però si è parlato spesse volte di tranvia intermetropolitana. Ecco. Società di questo tipo ne hanno, questa non è stata realizzata, però sono andati vicino perché il comune di Brogherio era tra gli azionisti, poi non l'ha mica fatta. Ancora stessa cosa, un altro tratto della metro tranvia Monza, dove andare fino a Cremona, fino a Pandino. Questo era lo Stato quando abbiamo iniziato. Qui è meglio che gli amministratori non guardino molto, ma era lo Stato delle cartelle 5 anni fa. Adesso via via stiamo ricondizionandole, si sta mettendole con Silvia e anche altri. Ce ne sono di peggio. Ce n'era di peggio. Io ho visitato 10 anni fa, era nell'acqua. No, nell'acqua non l'ho visto. Me l'hanno detto della collocazione, ma non sapevo della... Sono in sottoscala. Ma allora, un po' sono state sostituite subito le cose qua. Dove non aveva il pericolo di perdita di traccia, quindi, e dove non c'era il cancro della carta, è stato subito aperto e asciugato. Le altre sono state ricoverate provvisoriamente e adesso, secondo me, è questione di qualche mese, si ricondizionano tutte e poi saranno accessibili a tutti, come è giusto che sia. Si mettono le cartelline antiacido nelle fascicolazioni
e si mette un accoglitore omnicomprensivo chiuso su tutti i sei lati, quindi è giusto che sia così. Anche perché è stato riordinato non per in ordine, ma per serie. Cioè vuol dire che chiuso una certa serie, chi arrivava dopo ricominciava a numerarlo ancora. Per cui dicevo, ecco perché è superata la pregressa metodologia. Andiamo avanti ancora. Qui io credo che poi, mi scusa l'assessore con Mina, ma il volto del... Io devo molto Mina, perché è stata lei a farmi vedere la prima volta lo Stato. E la desolazione perché c'era questa situazione qui. 5 anni fa, che non so molto, andiamo avanti ancora un pochino. Questa era la collocazione in fase di progettazione. Ora l'archivio è composto da un corridoio che si apre dove c'è scritto archivio locale 1, quindi appena usciti dal vano ascensore si entra, voi non lo vedete in pianta, comunque c'è un corridoio, si apre poi una porta tenuta di fuoco, quindi di quelli frangifiamma, e porta poi nel secondo locale che vedete in alto a sinistra con sala 2. È una bellissima collocazione, più che idonea, è costata penso il sangue sia mia sia l'ingegnere che l'ha affiancata e poi anche il suo dirigente che gli amministratori che l'hanno concesso, però veramente adesso è in una condizione di sicurezza, ecco, rimane da mettere a punto la consultabilità degli atti, ma no, neanche Monza che sta facendo il trasloco in questi giorni ha una sede così bella. C'è anche la saletta per la consultazione, basta affrontarla, ma questione un po' di tempo, ma penso che sia... Andiamo avanti ancora un pochino. Questo era il passaggio intermedio dopo, diciamo, l'asciugatura. Questo è stato il passaggio intermedio fino a un annetto e mezzo fa. E poi di adesso vi ho detto. Non ho messo l'immagine attuale, che anche magari la facciamo vedere quando... In una, non so se l'assessore vuol fare un archivio open, un day open, vediamo finalmente com'è l'immagine, ecco, com'è l'immagine attuale. E magari anche in sala giunta mettiamo qualche documento. Vi chiedo scusa perché vi ho rubato un sacco di tempo. Miscellanea, perché in fondo è, diciamo, tutta la documentazione che il comune, un altro ente, una persona giuridica produce, vero? Qui però abbiamo mantenuto, ho preferito mantenere il nome di fondo proprio perché ormai c'erano i timbri, quindi è una questione di, diciamo, di rispetto per quello che era stato fatto prima e per non, diciamo, confondere le acque. In realtà qui si è trattato di tutta quella mole di documenti consegnati dagli eredi del signor Giuseppe Meani a suo tempo, appena è stata diciamo, istituita la sala di storia locale, la sezione di storia locale. Si trovavano allora nell'archivio comunale, non nell'archivio della biblioteca giù, ed erano conservati in una cinquantina di cartelle. Più cartoni vari. Era un materiale praticamente inservibile così com'era e quindi aveva bisogno necessariamente di un inventario perché potesse essere, diciamo, visionato, altrimenti la consultazione era impossibile. Quindi il progetto addirittura risale al 2012, questo primo progetto è nato nell'ambito della biblioteca. La biblioteca aveva questo materiale. E io avevo conosciuto Meani e sapevo di tutta quella raccolta che lui aveva, che era stata donata al comune, e ci tenevo in modo particolare a che fosse visionabile, consultabile. L'unica cosa era predisporre un inventario. Senza inventario la consultazione è impossibile ed era necessario e importante perché i documenti del fondo Meani sono quasi tutte fotocopie. Molti di questi documenti sono nel fondo Meani.
ma non solo, anche documenti in fotocopia dell'archivio parrocchiale, ma non solo quello di, Gurgherio, anche di quello di Carovate, di quello di Cologno, di quello di Agrate, proprio perché la storia di Gurgherio è così, diciamo, complicata. Quindi un comune abbastanza giovane che raccoglie dei territori che non hanno mai fatto parte di questo comune. Il Gurgherio, diciamo, non è esistito fino al 1866. Esistevano diversi Gurgherio. Gurgherio di Monza, Gurgherio di Sant'Ambrogio, Gurgherio Pieri di Mercate e Gurgherio Corte di Monza. Quindi era una realtà molto complicata. Il Meani cosa ha fatto? Quindi ha frequentato tutti gli archivi possibili e immaginabili di Monza, ma soprattutto di Milano, archivio di Stato, archivio diocesano, biblioteca Tiburzia, e ha fotocopiato tutto quello che riguardava Gurgherio. A volte ci sono anche, siccome Moncucco, Baraggio sono dei nomi comuni, anche Gurgherio in fin della fiera, a volte ci sono anche dei documenti che poco attinenza hanno con Gurgherio. Comunque la maggior parte sono documenti interessanti in fotocopia, ma ci sono non solo documenti e mappe, fotografie di mappe provenienti quindi dai diversi archivi, e in molti casi ci sono anche degli originali, perché lui contattava anche le persone e quindi riusciva ad avere dalle persone, dai suoi conoscenti di Gurgherio soprattutto, dei documenti. Ci sono vari documenti, per esempio, della famiglia Cazzaniga, che sono interessanti, perché in alcuni casi sono originali, così come l'originale troviamo anche la fondazione dei Carabinieri, l'acquisto della casa dei Carabinieri, dove attualmente c'è ancora l'arma dei Carabinieri a Gurgherio, quindi tutto quel materiale è in originale. Quindi perché era importante fare questo lavoro di questo lavoro lungo, perché chiaramente ogni documento è stato letto, studiato, analizzato, inserito in un contesto, che è quello storico, e poi si è fatta quindi una catalogazione che comprendeva su foglio Excel, perché il consiglio era venuto dagli archivisti dell'archivio di Stato, di facile consultazione, non una cosa complicata, perché l'inventario doveva essere alla portata di mano di tutti. Così com'è, l'inventario è abbastanza facile da consultare, adesso vediamo perché. Quindi era importante perché? Perché Meani, in parecchi decenni della sua vita, ha collezionato tutta questa serie di documenti che possono essere, insieme al manoscritto del parroco Carlo Antonio De Petri, la cui edizione critica è stata curata qualche anno fa, può essere quindi la base di riferimento per tutti gli appassionati, gli studenti, studiosi, per cominciare ad approcciarsi a fatti, a personaggi, ad eventi storici che hanno comunque fatto la storia di Gurgherio, che è una storia complicata. Non si può fare ancora una storia completa di Gurgherio, perché appunto ha avuto tutta una serie di eventi importanti, e quindi questo non è ancora fattibile, anche perché in archivio di Stato tutto quello che era stato depositato dagli antichi archivi dei comuni di Moncucco, Baraggia e San Damiano erano in un'ala che è stata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi qualcosa è rimasto, infatti anch'io 30 anni fa avevo consultato l'archivio storico del comune quando si trovava nel sottoscala, e avevo visionato le cartelle storiche, insomma quelle più antiche, ante, prima che si formasse il comune di Gurgherio. Ci sono ancora delle cartelle dove si trovano tutti i documenti relativi al comune di Moncucco, al comune di Baraggio, a San Damiano. Quindi andava fatto questo lavoro, che comunque adesso è dopo tanti anni, grazie anche all'aiuto di Enrico, che mi ha aiutato nella digitazione di quello che si andava trovando. Quindi abbiamo cercato il limite del materiale.
materiale del fondo Meami è che non sempre ci sono le fonti. Allora, questo lavoro ormai però si può completare ed è, sarà in fase di completamento, perché quasi tutti gli archivi stanno pubblicando le loro, diciamo, i loro documenti in rete. E quindi così è per esempio per l'archivio di Stato, per Fondo Famiglie Andreani, Sormani, Verri, Giussani, è stato pubblicato. E quindi si sa quello che contiene, quello che contengono i faldoni, e si può fare un aggiustamento per quanto riguarda le fonti. Per quanto riguarda invece il materiale che avevo già io consultato precedentemente, non ci sono problemi, perché quello sono riuscita facilmente, diciamo, per quello sono riuscita facilmente a reperire le fonti. Quindi questo lavoro, abbiamo detto, è nato nell'ambito della biblioteca, quindi veramente bisogna, solo un'istituzione così importante come una biblioteca civica attiva come quella di Brugheri può fare un lavoro di questo genere, ed è stato prezioso il lavoro di l'aiuto di Silvia, stabile nell'archivio di storia locale, nella saletta di storia locale, ma anche per quanto riguarda ora, sento piacevolmente, nell'archivio di storia, nell'archivio storico comunale. E quindi è un lavoro che ha, quindi come avete, primo progetto nel 2012, secondo progetto quello definitivo nel 2014, e poi siamo andati avanti lavorando un giorno, un pomeriggio, mattinata per settimana, e poi negli ultimi due anni invece è stato un lavoro continuo, molto più pressante. Vogliamo cominciare adesso, abbiamo scelto alcune, guardate, allora questo era già pure nel fondo dei anni, quindi questo, diciamo, la benemerenza che venne data nel 98, il 98 è l'anno a cui risale anche, diciamo, l'articolo della piccola brochure che trovate sui banchi, quando a fine degli anni viene conferita la benemerenza da parte del comune di Brugheri. Questo è l'armadio dove sono contenute le 78 cartelle del Fondo Meami, che comprendono 1465 tra documenti singoli e fascicoli, che possono a volte comprendere anche 200-300 carte. E quindi si presenta, ecco, così come si presenta oggi. Dobbiamo ancora effettuare lo scarto, quindi va fatto l'inventario dello scarto. Questo è un lavoro che ci compete. Ogni documento è compreso, è coperto da una camicia, è accompagnato da un'etichetta che dice il numero progressivo, lo vedete in alto, sì, vedo un po' sfocato, non sono io che ne... Allora, Comune di Brugheri, Biblioteca Civica, Fondo Meami, c'è un numero generale, un numero progressivo generale in alto, poi c'è un, in quel caso, questa è la cartella di igiene e sanità, l'ufficio di sanità. C'è una breve descrizione, qui manca la fonte, ma probabilmente l'archivio di Stato di Milano. Poi c'è, diciamo, quante carte, grandi o piccole, ci sono, se, in questo caso appunto si tratta di un documento con poche carte, e poi la classe di riferimento, igiene e sanità. Mentre in basso sulla destra trovate quindi la collocazione, la segnatura, quindi il primo numero corrisponde alla cartella e il secondo numero corrisponde al numero progressivo all'interno della cartella. Così quindi si presentano tutti i fascicoli all'interno delle cartelle. Le cartelle sono come questa, ecco, cartelle grandi, perché si tratta per lo più di fotocopie in formato A3, e quindi siccome la carta è deperibile, l'inchiostro è deperibile, quindi non volevamo piegarle. Bisognerà fare, per cominciare a pensare, di fare sicuramente delle scansioni, perché alcuni documenti sono importanti. Le classi sono 16, si parte da acque strade, poi si va agricoltura, amministrazione, amministrazione delle antiche comunità, catasto, e nel catasto ci sono molte mappe, ma non solo le mappe, tutti i registri di riferimento delle mappe. Quindi veramente questo, qui la classe
classe catasto è molto importante perché comprende non solo le mappe copia, con i riferimenti mappali, ma anche i registri dei possessori, dei cambiamenti, dei trasporti d'estimo. I trasporti d'estimo sono i cambiamenti di proprietà. Quindi è molto interessante. Poi abbiamo il fondo la classe censo occulto. Censo sono le tasse, sono le richieste di esenzioni dei 12 figlioli, perché allora chi aveva 12, cioè la famiglia numerosa era oltre i 12 figli, quindi si aveva l'esenzione soltanto con 12, dopo i 12 figli. Poi ecco, è molto importante il fondo culto e la classe culto. Noi abbiamo delle classi chiaramente culto, agricoltura, famiglie sono, la fanno da padrone, così come la fanno da padrone pure il monastero di Sant'Ambrogio di Milano e il monastero di Santa Caterina la Chiusa, ex Sant'Ambrogio di Carugate. Perché? Perché sono enti che hanno prodotto molto e gli argomenti che interessavano allora non erano certamente l'igiene, la sanità e non erano certamente l'istruzione. Igiene, sanità e istruzione li trovate nella stessa cartella. Sono 14 i documenti dell'igiene e sanità, sono due, soltanto due, i documenti dell'istruzione e sono delle assunzioni da parte del comune di Maestre. Ecco, quindi non era interessante, non era importante. Chi contava non erano, diciamo, agricoltura, cioè ci sono tante cartelle, ma perché? Non perché i contadini fossero importanti, ma perché i possidenti erano importanti. Quando si parla di Moncucco, si parla della tenuta di Moncucco, quasi fosse anche una provincia di Moncucco, ma erano non il comune di Moncucco, erano i beni degli Andreani, Sormani, Giussani, Verdi. Quindi cose incredibili. Interessante anche, soprattutto, il monastero di Sant'Ambrogio, in pratica cosa contiene? Contiene 55 documenti che fanno parte del museo diplomatico, quindi ci sono pergamene, naturalmente in fotocopia o in fotografia, pergamene che riguardano il territorio di Brugherio e Cologno, perché il monastero di Sant'Ambrogio era uno dei grandi possidenti nel Medioevo, nel basso Medioevo soprattutto, ma anche nell'alto Medioevo della nostra zona. Aveva quasi tutta Cologno, ma aveva anche possedimenti nel nostro territorio. Possedeva per esempio Chiate, che poi è stata scambiata con Monza. C'è stato questo scambio tra l'arciprete di Monza e diciamo l'abate del monastero di Sant'Ambrogio. E qui abbiamo quindi in fotocopia, ma anche con il regesto, quindi con la spiegazione, con la trascrizione completa no. Quando parlo di trascrizione intendo che quel documento è stato tutto trascritto, cioè scritto di nuovo. No, lì c'è una sintesi, quindi può essere utile. È veramente interessante perché Giuseppe Meana è stato bravissimo a farsi fare tutte queste fotocopie, perché non è fare le fotografie, perché intanto ci ha speso un capitale e poi non è che uno possa fotografare o fotocopiare tutto. Pensate addirittura per quanto riguarda il fondo culto, noi abbiamo un volume delle visite pastorali completo, addirittura rilegato. Il volume 30 delle visite pastorali del 1848 è fotocopiato in toto, cioè l'archivio parrocchiale non ce l'ha, ma qui nel fondo Meana c'è ed è molto importante. Questo è, naturalmente ci sono cataloghi per tutte le 16 classi. Il catalogo riprende le etichette ovviamente, quindi la numerazione progressiva, questo è il catalogo acque e strade, e quindi troviamo alcuni riferimenti alle strade private comunali, ma e questo è del periodo, per esempio il primo documento del periodo napoleonico, perché comunque le strade andavano visionate dagli ingegneri che c'erano anche allora, che facevano il loro compito. Quindi a maggior ragione poi quando ci fu l'unione, quindi la costituzione del comune, allora ci sono dei documenti molto interessanti per quanto riguarda le strade comunali e le strade vicinali.
qui abbiamo, ecco, per quanto riguarda, per esempio, in ogni, nei cataloghi, in ogni classe, i documenti sono in ordine cronologico. Quindi classe per classe, abbiamo per esempio 4 cartelle, 7 cartelle del fondo occulto, quindi abbiamo dalla più antico documento al più recente. E si va dall'850 più o meno al 1962, la lettera di Montini che poi vedremo, ma anche oltre. Quindi è molto vicino a noi. Qui troviamo, questo è il fondo acquestrale, troviamo soprattutto i riferimenti alle rogge importanti che sono la Dallarana, che attraversa tutto il territorio, attraversava tutto il territorio ad est di Brugherio, i fondi di Sant'Ambrogio, i fondi di Dorderio. E il Lambro, il fiume Lambro, ma anche tutte le rogge derivate dal Lambro. Cioè, dopo le vedremo bene in la Roggia San Vittore, la Manganella, la Roggia Lupa e così via. Ecco, questo è un documento, una pergamena importante, proviene dall'Archivio di Stato del 1247 e dice che in pratica questa è un'investitura. Cosa vuol dire? Un contratto di affitto. Allora, i due canonici di San Giovanni di Monza affittano a un signore, a tutti e due abitanti a Brugherio, affittano a un signore diciamo, loro sono di Occhiate, quindi non è il primo in assoluto, ma è uno dei riferimenti. Allora, a volte le condizioni sono queste delle pergamene, quindi sono poco leggibili, poco visibili, però ovviamente chi ha le competenze può essere, intanto la descrizione aiuta, e poi se si vuole, se uno è del mestiere, riesce a decifrarle. Passiamo alla prossima. Questa è una pergamena importantissima e riguarda il monastero di Sant'Ambrogio di Carugate, che poi diventerà il monastero di Santa Caterina la Chiusa, in Porta Ticinese a Milano. È una pergamena interessante, non solo perché ci attesta del monastero di Sant'Ambrogio. Noi non possiamo sapere se prima del 1000 c'era il monastero di Sant'Ambrogio, sappiamo però che nel 1098 c'era un monastero. Questo lo sappiamo per certo e sappiamo che ci sono delle pergamene interessanti. Questo è del 1362, perché è interessante, sulla stessa pergamena ce ne sono 3 di atti. Il primo in alto riguarda il capitolo delle monache di Rancate, un monastero di monache agostiniane. Sono 2 soltanto le monache, insomma il convento è troppo largo, devono fondersi e scelgono di riunirsi con le monache di Sant'Ambrogio di Carugate, che però a loro volta scelgono, si riuniscono nella sala, dice, capitolo e coro, quindi nella chiesetta di Sant'Ambrogio, dove c'era il monastero di Sant'Ambrogio, le monache benedettine di Sant'Ambrogio di Carugate, c'era una sala capitolare e c'era un coro, cosa che ovviamente, siccome la vecchia chiesa è stata battuta, poi non c'è testimonianza che la vecchia sede si è stata battuta, però, ed era un monastero interessante, era una chiesa interessante perché aveva la parte riservata alle monache e poi la parte riservata ai fedeli. Quindi nella seconda parte, lì dove c'è l'ovale rosso, si dice che nella sala capitolare coro ci si riunisce per decidere l'unione di queste monache che sono benedettine di Sant'Ambrogio con quelle di Porta Nuova, quelle di Frate Bono di Porta Nuova a Milano, se non che poi tutte, quindi zona di Porta Venezia, Porta Nuova, mentre poi dal Cardinale Borromeo saranno tutte trasferite nel monastero di Santa Caterina la Chiusa in Porta Ticinese, un monastero che non c'è più, che ha avuto una grande storia, dove c'era anche una grande chiesa di San Michele alla Chiusa. E noi, per esempio, cioè tutto il monastero trasferito lì, evidentemente il complesso del monastero, delle monache di Sant'Ambrogio di Carugate era così importante che quando si parla di loro si parla ancora, cioè loro quasi quasi facevano un capitolo a sé, un capitolo, cioè una riunione a sé stante, ed erano le più ricche. Quasi tutta la zona est di Brugherio, Baragia e la parte di Sant'Ambrogio con tutto quello che riguarda i terreni,
erano di proprietà di questo monastero. Quindi tre atti nella stessa pergamena, si usava tutto, si usava tutto. Andiamo avanti. Questa invece viene dall'Archivio di Stato ed è, forse dovresti andare, ecco, andare in alto se è possibile, perché lì c'è la prima rappresentazione della chiesa di Brugherio, poi c'è Moncucco sotto Brugherio, la Campagnazza era proprietà degli Andreani ma è di Cologno, fa parte di Cologno ormai, la Cassino, tutte le Cassine erano nuove quando venivano, diciamo, fatte. Questa è già però, diciamo, riguarda il territorio a sud di Brugherio, Bettolino Freddo e poi la Guzzina. Peccato che non si vede in alto la chiesa di Brugherio, perché era proprio una chiesetta, diciamo, con una sola navata, molto semplice. Questo è un disegno, sicuramente una scrittura privata, un disegno privato, dell'Archivio di Stato, 1600 circa. Questa è sempre dell'Archivio di Stato fondo acque, le troviamo molto bene. Io poi ci ho fatto la rielaborazione anche per cercare di capire un po' di che cosa stiamo parlando. È il Lambro e le sue rocce, quindi il Lambro a sud di Monza, quindi si va da Lambretto, dalla Roggia Manganella, la Roggia Rizzarda. Perché sono importanti? La Roggia Lupa però deriva direttamente dal Lambro, mentre altre derivano dalla Manganella, per esempio. La Roggia Rizzarda è importante, poi vedete anche la Cassinazza. Perché la Cassinazza? La Cassinazza era possedimento degli Andreani. E lì troviamo invece le rogge che arrivano alle Cascine di Moia, Casetta e Torazza. Torazza si vede poco ed è una bellissima carta a colori. Questo è invece uno dei primi documenti, è una mappa, anche questa, vedete, non ha la prospettiva, non ha quasi niente, ma descrive la Cassina di Ricciate e il suo mulino. E sotto ci sono, questo è un particolare, c'è anche il cosiddetto campo delle oche. Non è un caso che oggi a Ricciate si faccia il palio delle oche. Andiamo avanti. Questa è la mappa originale, cioè fatta sul campo in tre giorni dall'agrimensore, dal geometra, con gli aiutanti presi sul posto. Questa è la prima proprio fatta in campagna con gli strumenti del tempo e che poi veniva utilizzata in ufficio per fare le mappe copia. Quindi interessante questo, sono proprio mappe arrotolate. Adesso ecco interessante perché noi le abbiamo qua. Anche la Chimistica ha messo su internet tutto quanto, quindi non so quanto si possa però prelevare, però sapendo usare bene il computer si può tutto. Passiamo oltre. Ecco, questo è uno degli originali, è la lettera del 1962. Scritta da Gian Battista Cardinale, l'arcivescovo Cardinal Montini, alle sorelle Cazzaniga, ringraziandole. Notate, è una lettera quasi scritta su carta trasparente. Giuseppe Meani poi l'ha incollata su un fondo più consistente. È una lettera di ringraziamento perché noi sappiamo che le sorelle Cazzaniga sono state grandi benefattrici e hanno regalato alla Curia di Milano e alla parrocchia di Brugherio molti terreni a ovest, soprattutto in zona Torazza, dove poi è stata costruita la chiesa di San Carlo. Ecco, quindi veramente io. Questo era l'ultimo documento perché non abbiamo voluto appesantire dopo, perché Silvia già sapeva che ci sarebbero state tutte i documenti, giustamente. Io veramente, forse questo è il lavoro che mi fa più felice, perché non è un lavoro su commissione, perché è partito da questa iniziativa. Io avevo conosciuto il signor Meani, che era un po' burbero, un po' brusco, però era... l'abbiamo visto le due foto, ci sono, ecco, io mi ricordo questa, l'ho presa dal notiziario comunale, era l'87, c'era il convegno Vivere Brugherio e lui era sempre così, quando lo vedevi aveva sempre il cappello, sempre ben preciso, ordinato, aveva un'andatura un po' dinoccolata. Noi ci siamo trovati spesso e lui mi offriva sempre i documenti,
purtroppo io avevo famiglia, avevo anche un lavoro, e quindi fino a quando non sono andata in pensione, ma poi subito ho detto la prima cosa che devo fare veramente, e questa cosa ci tengo, lo devo fare, questo inventario, e veramente è una cosa che gli dovevo, perché lui mi offriva sempre del materiale, ma io non avevo neanche il tempo per visionare e analizzare il mio. E questo è sempre dell'88, una fotografia in cui lui illustra alcuni dei documenti, ed è tratta, la foto di Rebecchi Junior, ed è tratta dal mercante del 98, novembre-dicembre del 98. E lui era molto orgoglioso di questo, quindi dobbiamo veramente, era una cosa che, da lì sicuramente sarà contento. Aspetta un attimo, che voglio dire una cosa. Volevo dire una cosa per il libro. Io mi chiamo Enrico Sangali e sono responsabile del gruppo Anche Memorie, e noi abbiamo storiografia, fotografia, cinematografia, quindi abbiamo molto materiale anche cinematografico dell'epoca. Volevo dirvi che questo libro è stato fatto col patrocinio del comune di Brugherio, però è stato fatto anche con l'interessamento di sponsor privati, quindi questo è il decimo che il gruppo Anche Memoria fa della storia locale. Naturalmente ci abbiamo inserito la banda, il centenario della banda, di varie cooperative, insomma varie cose. E quindi questo è l'ultima. La prossima che faremo, perché siamo io e mio cugino, perché il Bossetti è mio cugino, abbiamo collaborato per un nuovo libro che si chiama La nostra Gallarana, cioè siamo partiti dalle fonti di Erba e abbiamo fatto tutto il percorso, quello che è fino ai nostri giorni. Quanto riguarda invece all'archivio Meani, io sono rimasto affascinato per alcune cose strane che ho trovato negli archivi. Ad esempio, la Graziosa che noi conosciamo oggi, nel 500 era chiamata il Palazzo, perché abitava una Gallarana, mentre il mulino dell'Ofelera era chiamato la Graziosa. Poi concludo, c'è un personaggio particolare. In giustizia, nel fattore della notizia, ci sono tre faltoni del processo di un cittadino di Brugherio che si chiamava Verderio, erano due fratelli, uno Pietro e uno Napoleone. Beh, Pietro c'è da fare un libro. Allora, questo qua l'ho ricercato a Brugherio dalla polizia e siamo nel 1864 e non si trova più. Lo troviamo nel 1867 perché stava andando verso l'entrata sul Seso, viene fermato dalla polizia, non aveva dei documenti, quindi viene arrestato e lì scopriamo che aveva partecipato con i 10.000 volontari della battaglia di Mentana per la conquista di Roma, e lui lo troviamo in quel frangente. Scusa un attimo, volevo fare delle precisazioni su quello che ha detto. Questa cosa poi io l'ho già studiata e con la biblioteca abbiamo pubblicato un pieghevole in occasione dell'anniversario del 150° dell'Unità d'Italia. I documenti a cui fa riferimento Enrico è il processo contro i partecipanti della fallita rivolta marziniana del 6 febbraio 1853. Qui a questa rivolta, fallita ovviamente, hanno partecipato delle persone che avevano a che fare sicuramente con Brugherio. Per esempio, non era Vergane o Verderio, erano i fratelli Varisco, Giuseppe e Pietro Varisco, che erano giardinieri. Allora,
erano nati la Guzzina, giardinieri della Guzzina. Si erano però trasferiti con la famiglia a Milano, avevano il vivaio di fronte al Fate Bene Fratelli, ed erano anche loro giardinieri come i loro genitori. Se non che Pietro era il più grande e aveva già partecipato ai voti del 48, come Giuseppe. Aveva partecipato aveva cercato di arrivare a Roma con Garibaldi, ma è come una primula rossa. In pratica, sapete, c'è stato il processo, sono stati condannati anche i nostri di Brugherio, Paolo Veladini, il Varisco, il Nova. Allora, Giuseppe Varisco condannato, arrestato, condannato, prima a morte e poi al carcere duro a Munkax in Ungheria, e così tutti gli altri. Lui è stato condannato in contumacia, non è stato mai preso questa primula rossa. Perché? L'hanno fermato all'entate, ma lui ha dato generalità al farsi. A un certo punto ci sono documenti da alcuni stati che parlano del Napoleone Varisco, è sempre lui. Quindi ha confuso le carte, è riuscito a scappare in Svizzera, è condannato in contumacia. Poi sappiamo che tutti quelli che sono stati condannati e quelli che erano stati arrestati hanno fatto il carcere, ma poi, viva Dio, sono stati liberati e quindi hanno potuto, perché poi il Nova, che era il fratello del parroco, e il Veladini erano anche assessori, consiglieri comunali di Baraggia e poi è anche del comune di Brugherio. E un Veladini fu anche sindaco, questo me lo può confermare sicuramente il signor Corbetta, che dei Veladini se ne intende anche lui. Era giusto per fare una precisazione. Senti, grazie. No, perché io me lo ricordo così, ma me lo ricordo bene il processo, ma non mi ricordavo bene il nome. Buonasera, siete al terzo ramo, mi ha pugilato il dilettantistico anche voi, spero di non mandarvi knockout, quindi cerco di essere molto sintetico, perché vedo che tutti avete il libro, per cui chi è interessato lo rinvio al link, io salterò parecchi argomenti. Altrimenti facciamo no. D'altronde San Damiano ha una storia lunga 1200 anni e quindi qualcosa pure significa in termini di tempo. Vedrò quindi di stare, mi scuso se invece andrò oltre i termini. Ci tengo anch'io ad andare fuori dalle scatole più presto possibile. Allora, faccio il sogno? No, questo è il documento base per la storia di San Damiano, è quello più antico ed è uno dei più antichi conservati dall'Archivio di Stato di Milano, a memoria vale, però deve essere in ordine cronologico di antichità il 51esimo, 52esimo, sul libro lo trovate comunque. Naturalmente è stato edito e riedito, per amor di Dio, dal Fumagalli in avanti. Quindi meno male, perché certe cose sono di veramente difficile traduzione, da latino a latino, tutte queste abbreviazioni. Cosa dice questo documento? Praticamente ci sono due signori, uno prete, l'altro diacono, Deus Dedit e Senatore, sono i loro nomi, fratelli, e dietro ci sono anche due sorelle, suore, ma come ovvio suore le femmine stanno fuori da queste cose, che donano alla chiesa di San Damiano, anzi la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, localizzata nel territorio che chiamano Imbarazio, che poi nella copertina trovate, ho estratto un pezzettino di scrittura che su San Damiano si imbarazza, no? Che non va confuso con Cascina Barazza, che è un'altra cosa, le baragge sono sparse in tutto il nord Italia. E questi due fratelli, anche a nome delle sorelle, lasciano tutti i loro beni, donano, quindi un donativo, non è un lascito testamentario, sono ancora in vita.
si riservano l'usufrutto di alcuni beni e pongono delle condizioni per guadagnarsi l'eredità. Quando loro sono morti passa tutto in proprietà, non sia della chiesa di Cosme Damiano, ma in realtà del monastero di Sant'Ambrogio, che era proprietario della chiesa. Per essere precisi, alla data era proprietaria di metà chiesa, poi è diventato tutto. Ma qua entriamo già nei particolari che lasciamo perdere, poi vi divertirete a leggere. Quando poi sono morto, prima ancora, tra i beni lasciati ve ne ricordo solo due, perché sono quelli più rappresentativi e anche quelli più importanti dal punto di vista economico. C'è un mulino in località Ottavo, che è più o meno l'occhiate di adesso, mulino sull'Ambro. E c'è una chiesa, la chiesa di Sant'Eugenio di Concorrezzo, che ancora esiste, ristrutturata, però è del 700, del 600, insomma, come data di fondazione. Andando verso Concorrezzo la trovate sulla destra, c'è un piazzale in erba davanti, no? Che erano i proprietari di questi due signori. Per non perdere il filo vi dico poi, cosa ha fatto il monastero di San Damiano come politica? Il monastero di Sant'Ambrogio come politica? Aveva già parecchie proprietà. A San Damiano ne aveva certamente. Il più grosso centro proprietà del monastero di Sant'Ambrogio era Cologno, che è diventato oggetto di studio degli specialisti della storia dell'Alto Medioevo. Perché ci sono una marea di documenti, quando dico marea tenete presente che siamo nel 700, nell'800, e quindi quando parlo di 30, 40, 50, 100 documenti siamo nell'ultramarea, no? Siamo mica nell'epoca odierna che si stampa tranquillamente. Tant'è che Cologno è stato oggetto di molti studi, in particolare quella della Gabriella Rossetto, che mi ha anche aiutato anni fa. È stato in contatto per trovare un po' di roba, non solo di San Damiano, ma anche di Sant'Albino. Quindi, se dovete spendere altri 5 minuti, cercate il libro della Rossetti che parla anche di San Damiano. La chiesa di Sant'Eugenio, piccola parentesi, chiudo subito, nell'opera di ottimizzazione di proprietà del monastero, viene scambiata con l'oratorio di San Giuliano, che era in zona Cologno, c'è ancora adesso, è la più antica chiesa di Cologno. Con chi viene scambiata? Con San Giovanni Battista di Monza, col Duomo, quindi i canonici hanno ceduto San Giuliano, che era fuori zona, e hanno avuto in cambio la chiesa di Santa Eugenia, che rientrava nella loro zona. Il monastero di Sant'Ambrogio invece ha fatto esattamente il contrario. Ha acquisito un oratorio nel suo territorio in cambio di uno che era fuori zona. Detto ciò, forse o quasi sicuramente su sollecitazione degli abati del monastero di Sant'Ambrogio, le più alte autorità laiche e ecclesiastiche, imperatori, papa, arcivescovi di Milano, periodicamente rilasciavano dei documenti di attestazione, le lettere di privilegio, ma diciamo sono delle attestazioni che dicono, traduco in termini volgari, caro monastero, ti dichiariamo che nella località A, piuttosto che B, piuttosto che C, piuttosto che D, tu sei legittimo proprietario di po. Io qua ne ricordo, e li metto sul libro, 5, perché sono tutti concentrati nell'Alto Medioevo, non è come numero di documenti è più basso di quello di Cologno, però 60-70 pergamene concentrati nell'Alto Medioevo li ho visti e li ho letti e utilizzati anch'io, probabilmente me ne sono sfuggiti altri. Quindi c'è materiale per fare anche un libro specializzato su San Damiano nell'Alto Medioevo. Ci sono un mare di riferimenti, coerenze, vigne, campi venduti con tutte le coerenze, i padroni, le densità, eccetera, eccetera.
c'è addirittura un unico documento che ha 14 compravendite con 14 coerenze, nord, sud, ovest, tramontana, mezzogiorno, levante, ponente. Chi ha voglia di divertirsi può anche guardare queste cose. Queste 5 lettere, che ricordo brevemente, che confermano i privilegi, quindi la giurisdizione del monastero di Sant'Ambrogio, compare sempre San Damiano, in quello di Carlo il Grosso, l'imperatore del Sacro Romano Impero, che è dell'880, poi segue quello di Papa Pasquale II, che è del 1103, 1102 per essere precisi, poi c'è quella dell'arcivescovo Oberto di Milano, che è del 1148, poi c'è quella dell'imperatore Federico I di Svevia, che chiamiamo più comunemente Federico Barbarossa, che è del 1185, e poi c'è il privilegio di Milone arcivescovo, che è questo, è una parte. Cosa dicono questo? Dicono praticamente che San Damiano, quindi Carlo Monastero, tutto a San Damiano, hai vigne, campi, rocce, boschi, poi riscuotere la decima, poi riscuotere le primizie e così via. E quindi sono le case, hai mulini, quindi danno certificato di patente di effettiva proprietà da parte del monastero. Quello di Federico Barbarossa, che è del 1185, aggiunge anche un particolare: item cellam, e questo è il primo indizio che San Damiano aveva appena costruito delle celle, quindi un piccolo monastero, perché poi trovo nei documenti successivi che parla anche di chiostro, giardini e così via. Per quanto riguarda questa cella, ricordate come sapete che monastero Sant'Ambrogio è dei Benedettini, quindi loro elaborano, quindi non per nulla loro elaborano, perché i Benedettini ci hanno fatto pervenire a noi un mare di documentazione che senza le loro scritture è fatto nello scrittorium, che era una cosa complicata, perché mica c'era le penne vino, qua bisogna trovare la pergamena giusta, la penna d'oca giusta, l'inchiostro giusto. Al posto della carta assorbente c'erano le polverine per asciugare, che ancora adesso uno va a vedere e lascia le tracce, no? Quindi questa cella di San Damiano me la ritrovo con un documento del 1074, quindi già esisteva qualcosa San Damiano, molto strano, trovato per caso, qua ci vuole anche un cosiddetto per abbeccare certe testimonianze. Perché è custodito non come gli altri, che per l'archivio di Stato, la gran parte di Milano, che sono stati conferiti all'archivio di Stato di Milano proveniente dal monastero di Sant'Ambrogio. No? No, questo è nell'archivio della Curia Vescovile di Bergamo. E parla di tutto tranne che di San Damiano, perché parla di una beda tra piccoli proprietari di Calusco e di Carvico. E quindi lì c'è, però poi alla fine c'è. Il presente documento è stato scritto a San Damiano, nella chiesa di San Damiano, il che vuol dire che era già in funzione, in nuci, qualcosa che consentiva di tenere anche la documentazione. Ecco, per quanto riguarda quindi tutta questa fase di Alto Medioevo, sono interessanti queste cose, perché se uno avesse voglia di sviluppare e fare uno studio specializzato in San Damiano, non dico che arriva fuori qualcosa che assomiglia agli studi su Cologno, perché la qualità è più modesta, i procedimenti sono più modesti, però ci sono parecchie testimonianze. Vediamo il monastero di Sant'Ambrogio. Queste sono le località, questa è una pianta riferita, proviene dal libro della Rossetti, no? Riferita più o meno al 1200, i possedimenti di Sant'Ambrogio, prima che inizi l'era dei comuni. Questa è una cinquantina di località,
e c'è dentro anche qualche canton vicino italiano, Lugano, Locarno, Mentrice e così via. E poi chiaramente si sa Camiano e così via. A proposito di Sant'Ambrogio, bisogna che vi dica una cosa, che poi magari nel libro la trovate più in avanti. Tra le tante carte che ho letto riguardando San Damiano, ricordo che normalmente nell'alto medioevo a San Damiano erano presenti due monaci, di cui almeno uno era prete e che gli assicurava l'officiatura nella chiesa, perché attorno cominciavano a nascere piccoli insediamenti. Quindi il fatto che si fosse prete in monaco non è così facile, perché bisogna aspettare San Francesco, il suo terzo ordine, che poi sono diventati preti. Ma prima preti tra i monaci ce n'erano pochi, e quindi questo già è un altro. Perché poi c'erano anche i preti? Perché, come sapete, la Basilica di Sant'Ambrogio c'ha due campanili. Uno è il campanile dei monaci e l'altro è il campanile dei canonici, quali sono decumani, canonici. Tra loro c'è una rivalità enorme, perché il monastero e la basilica, il monastero davano ai monaci, e per la verità le donazioni rivolte al monastero superavano quelle rivolte all'arcivescovado, e la gente di Milano si fidava di più dei monaci che non dei vescovi. Però coabitavano nella basilica, quindi si alternavano nel fare l'officiatura e soprattutto nel pregare sulle statue dei martiri, Gervaso e Protaso e di Sant'Ambrogio, che è il fondatore. Questi monaci, nel massimo splendore, più o meno a quest'epoca, erano 35, 36, 37, per cui oltre a demandare 6, 7, 8, non so quanti, per le incombenze di officiatura del monastero, è chiaro che gli altri monaci si dislocavano nelle proprietà, nelle località più importanti, per badare prosaicamente al conquibus, ai traffici, insomma, no, per ottimizzare le cose. Poi però il monastero è andato in crisi, siamo nel 1300, fine 1300, c'è stato anche un periodo che la lotta intestina tra gli aristocratici, l'aristocrazia sia clericale che laica, non si metteva d'accordo nella nomina degli abati, per cui il monastero è stato 7-8 anni senza riuscire a fare eleggere abati. Poi subito dopo c'è stata una crisi di vocazioni, per cui a metà del 1400 il monastero contava 8 monaci, il che non assicurava più l'occhio di riguardo per tutta la proprietà, e lì si cominciano le dismissioni. Finché Ascanio Sforza, l'arcivescovo, nel 1400, vado a memoria, ma comunque poi li trovate su lì, 1476 mi sembra, sposta il monastero sotto i cistercensi, quelli chiaravalli. Questo, vedremo, avrà dei riflessi anche nella storia di San Damiano. Primo riflesso, monastero, perché a un certo punto nessuno più cura la manutenzione e va in malora. Secondo riflesso, la chiesa di Santi Cosme e Damiano, che anche lei si ammalora e nessuno più la guardava. Ma lo ritroviamo poco più avanti. Vediamo invece la parte comunale. Come sapete, il comune è un fenomeno prettamente italiano. La Germania ha qualcosa che assomiglia ai nostri, ma è diverso. Il comune si sviluppa in Italia dopo l'anno 1000, sapete che c'era il terrore sacro della fine del mondo l'anno 1000, no? Poi finito l'anno 1000 sono rimboccate tutte le maniche e via a darsi da fare, a mercature e così via. Tra i primi comuni italiani, tra l'altro ha interessato il nord e il centro Italia, non il sud, tra i primi comuni italiani, se non forse il primo, la data di nascita si pone come 1076, mi pare, è il comune di Milano. Perché nascono i comuni? Perché ci sono i centri emergenti. Noi adesso le chiameremmo la buona borghesia, i notai, i legali, i medici, i mercanti,
negoziatori, piccoli proprietari terreni, il basso clero, che vuole entrare, mettere il becco nel governo della città, che era allora appannaggio esclusivo dell'aristocrazia. È un processo molto lento, è chiaro che cominciano le grandi città. E alla fine, 1997, Milano si fa comune. Seguono le altre città più piccole, a distanza molto di mercati, ma sicuramente i comuni rurali cosiddetti, che magari hanno 50, 60, 70 abitanti, Sant'Albino o Cavarossa, se andate alla metropoli, vedete la Cascina Cavarossa, è stato il comune indipendente, avevano 30, 40 abitanti di comune, Sant'Albino ne aveva 45, 46, siamo a questo livello quando nascono in comune. Questi qua nascono più lentamente. Quando nasce San Damiano? Non c'è una data esatta, perché purtroppo, come mare di altri comuni rurali, è andato perso lo statuto, che è l'atto costitutivo del comune. Praticamente di tutti questi, se ci limitiamo a guardare i possedimenti di Sant'Ambrogio, di tutti questi comuni sono pervenuti a noi solamente quella di Campioni e quella di Origio. Questi sono gli unici due. Poi sono pochi anche i comuni dipendenti da altri che sono arrivati a noi. Però, leggendo un po' le carte, prima e dopo il comune, si può stabilire una discreta probabilità, anzi quasi la certezza, che la nascita del comune di San Damiano si colloca tra 1282 e 1311. Perché ci sono delle carte che in questa data fanno capire che non è ancora comune, e le altre carte in questa data che fanno capire che è comune. Chiaramente questi comuni rurali hanno, che poi sono la stragrande maggioranza dei comuni italiani, sono quelli che noi chiamiamo comuni con convocato generale. È un termine tecnico, ma che poi è banale, e il convocato dice subito cosa significa. Questi si radunavano i capi famiglia una volta all'anno, convocavano i capi famiglia, i capi del focolare, i fuochi si chiamavano le famiglie, erano famiglie allargate, perché il figlio che sposava una si tirava in casa anche la nuora e i nipotini, comandava sempre la regione la regione. Ecco, questi statuti, stavo dicendo, che sono persi, se no sono facilmente ricostruibili, perché sono tutti scopiazzati dal liber consuetudo di Mediolanum. In pratica cosa dicevano questi statuti? Primo, disciplinavano l'utilizzo dei beni comuni, che erano i pascoli, i boschi, le acque. Secondo, cito i punti più importanti, vietavano la vendita dei fondi a degli estranei. Il terzo, introducevano i pesi e le misure per evitare beghe, frodi e così via. Quarto, vietavano di ospitare eretici, ebrei, adulteri e così via. I panettieri, quelli che i prestinati che facevano il pane, avevano delle direttive ben precise. Tu fai il pane questa altezza, di questa larghezza, di questa lunghezza, perché poi veniva conservato da chi mica guarda il bilancio e controlla. E che pesa tot, con stangate a non finire quando venivano fuori e trovavano una cosa fuori peso. E soprattutto, come nota folcloristica, ma mica tanto, vietavano il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo, che noi chiamiamo adesso, deriva dall'arabo, che il dado in arabo si chiama azzardo. Tant'è che nel Medioevo si chiama il gioco della zara. Lo trovate anche in Dante Alighieri, nell'Inferno, dice il gioco della zara. Quindi il gioco dei dadi è diventato il nostro gioco d'azzardo, che oltre ai dadi ormai è il gioco d'azzardo, altra roba. Si giocava, è una nota di colore, ma gli rubo un minuto, c'è anche da riderci sopra, da un certo punto di vista. Era fonte di litigio non finire. Somiglia un po' alla morra, che i più vecchi qua si ricordano,
quando uno gridava un numero, poi no, no, 5, 6, 4, per litigare. Ci davano 3 dadi, chi lanciava quindi poteva fare come minimo 3 e come massimo 18, no? Lì chi lanciava, prima di lanciare doveva dire un numero, 10, tirava, se usciva 10, una volta, di morte, raccattava la posta, se no pagava, visto che ha detto 10, 10 volte la posta, se c'era un soldo dovevo pagare 10 soldi. E li metteva lì nel piatto. Succedeva agli altri finché qualcuno diceva e diceva un bel malloppo. È chiaro che qua le liti, i ferimenti erano all'ordine del giorno. Perché no, tu hai detto 17, no, tu hai detto, e così via. Questo spiega il perché. Nella cronologia del comune di Milano, quindi stavo parlando del comune convocato per lo piantato metà, veniva convocato una volta all'anno. Venivano convocati i capifamiglia che eleggevano il console. Il console, che generalmente era pure analfabeta, aveva solo compito di prestare giuramento alla banca di Milano, banca criminale, la chiamavano, e di segnalare le cose che non andavano. Però capiva ed era un uomo di fiducia di chi abitava. Più stabilivano qual era la morale del console. Questo è l'unico gravame che stabiliva chi abitava in un certo luogo. San Damiano però, da questo punto di vista, ha avuto, non so, fortuna, oppure era ancora influente il Banco Ambrosiano, un'altra cosa, il monastero di Sant'Ambrosio, ha avuto una decisione di Barnabò Visconti, che dovrebbe essere la prossima, ecco. Questa è una pergamena del 1300, vado all'occhio, 1386, comunque c'è, ed è una delle ultime scritture, degli ultimi pergamene firmate, dettate a chi doveva scrivere, da Barnabò Visconti. Che era allora aveva la Bazzana e la Martesana, perché i Visconti erano in perenne lotta tra di loro per la divisione delle varie eredità. Dopo 2 o 3 mesi di questa, Gian Galeazzo Visconti arresta lo zio e lo confina nelle prigioni del castello di Trezzo. Potete immaginare cos'erano le prigioni sconfinate. Lì muore dopo 6-7 mesi, forse avvelenato, forse per le cattive condizioni in cui viveva. Questa cosa dice questa? Poi dice altre cose. Praticamente dice che gli abitanti di San Damiano, anche quelli pro tempore, sono esentati dai carichi personali, e carichi fiscali personali e reali. E questo è il vero motivo per cui San Damiano non ha mai pagato quelle che adesso noi impropriamente chiamiamo tasse, perché ci sono le tasse, ci sono le imposte, ci sono le accise, sicuramente si diceva molto volgarmente, sono cose molto diverse anche adesso, pagavano niente, tranne che il monumento stabilito da loro, 4 palanche per il corso. Questo è andato avanti, al di là delle... non lo so se chiamarle invenzioni, di quando poi qualcuno interrogava il corso, come pagate, non paghiamo, perché si fa così da secoli, e fino a dire, no, c'è questo piede duro. Poi ce ne sono altri 2 piedi duri, che confermano. Questo è, San Damiano è questo, questa è la corte di Monza, San Damiano comune è quel pezzo lì. Poi, questo e la successiva che vediamo sono un documento che ho scoperto, è l'archivio della casa del Manzoni, c'è questa roba qua, è proprio fuori dalla via vicino a San Barbara. Come vedete? Qui è un librone così stampato con l'approvazione dell'autorità, ovviamente, che dice per tutte le località del Ducato di Milano
le varie località e frazioni cosa pagano e chi paga. E qua c'è la conferma, San Damiano, esente del tutto. Quindi siamo nel 1600 e conferma. Quello successivo, più o meno la stessa cosa, l'ho fatto solo la Corte di Monte. Qua non trovate San Damiano, perché questo elenca solamente chi devono pagare lo staro di sale. Parole povere, tacce sul sale, no? Era un alimento fondamentale, perché anche adesso non prendiamo il sale, andiamo al cimitero. Quindi non c'è San Damiano, perché non ha ragione d'essere. Comunque, per questi due motivi, San Damiano ha saltato dei censimenti riguardanti la popolazione, perché avevano tutti fine fiscale, che non li avevano. Poi trovate invece l'elenco nominativo, e lo beccate dallo status animarum di San Gerardo, perché San Damiano dipendeva da, come parrocchia San Gerardo, del 1700 e del 1800. In più, fine 1800, trovate sul libro, quindi nome e cognome del capofamiglia, conveniente a famiglia e tutto, è del comune di Brugherio, solo San Damiano. L'unica cosa che vi posso dire degli anni precedenti risale al 1580, poi lo troviamo velocemente quando è nata la parrocchia di San Bartolomeo. San Damiano, insieme a Cascino Bastoni, San Donato e Sant'Albino, si era rifiutato di aderire alla parrocchia di San Bartolomeo e quindi si era ribellato a San Carlo. I capifamiglia avevano firmato la protesta degli uomini Cascino e Bastoni, perché allora Cascino e Bastoni aveva più abitanti che non San Damiano, Sant'Albino e San Donato. E lì ci sono i firmatari. San Damiano ne ha 5 San Damiano e uno il Bettolino. Mi pare di ricordare che ho messo anche i cognomi. Quindi aveva 6 fuochi, comprendendo che il Bettolino San Damiano. 6. Che qua l'ho detto, qua, perché sennò. Quindi siamo a questo livello. Per quanto riguarda velocemente, questi sono i timbri che ho recuperato, è folcloristico. Questo è interessante, ho messo solo questa la prima scheda catastale, del 1721, io ho rielaborato per renderla leggibile e ho messo le pietre di confine tra i vari comuni. Queste pietre, secondo me, chi aveva, non si trovano più quelli dislocati dove ormai è costruito, ma quelle per esempio tra Baraggio e Agrate. Forse se uno ha la pazienza di guardare prima sulle carte catastali e poi di andare a cercare, alle volte si trovano cose impensate. Qua sono da 1-2000 come scala, è stata una delle prime normalizzazioni fatte del catasto. E magari si trovano anche queste pietre. Quel centro di... torno indietro un attimo. Quel centro là, questo è Bettolino, questa è la Canova. Quel centro, il nucleo principale di San Damiano l'ho sviluppato. Queste sono le vie che si chiamavano allora, chi ha un minimo di conoscenza, la via Bettolino, la via Montegrappo, la via per Monza e la via Montesanto, questo era l'oratorio, la chiesa di Santi Cosme e Damiano, la piazza che adesso è piazza 4 novembre, questa è la via dell'oratorio ed è adesso via Montesanto, anche questo pezzo. E questa è la via della Vittoria, che è la strada che va a Monza. Se guardate quella successiva, che è di 100 anni dopo più o meno, quella successiva, questa è la prima carta del Brenna, saltiamo questa, no? Quella successiva. Per un attimo, per dirla che il libro se no non lo legge più nessuno, se lei continua così. Possiamo, no, tu dai velocemente, due minuti. Sì. Poi. No, io cerco già di... E lo so, ma davvero dopo nessuno è interessato. Vabbè, allora vediamo solo su questo. Chi scorre questo. Questo è il Gibellino. Questo un commento va fare, perché il viale Sant'Anna è quello che collega San Damiano con la chiesa parrocchiale di Sant'Albino.
ed era percorribile solo a piedi, avevano servitù di passato, perché la proprietà era prima dei Viganoni, poi dei Penati e così via. Poi è stato fatto il Viale Sant'Anna, inizio anni 50, perché sennò i funerali devono fare un giro dell'oco per andare in chiesa. Il progetto originale era di gran lunga meglio di quello che poi è stato fatto, perché era questo il mio progetto. Sbucava in via Corridoni e quindi creava il quadrito, il cardo e il decumano. E qua, perché buttava giù tutti, proprio io li ho conosciuti, ho 83 anni, me ne ricordo bene, su uno di questi stava anche mia zia, quindi figuriamoci, no? Tutto questo era malaurea e avrebbe creato una piazza che questa sì sarebbe stata l'Agora di San Damiano e non quella piazza Mirko Fidelis che è tutto tranne che un centro che ha significato. Dopodiché probabilmente il sindaco era Pollastri ha ripiegato sull'alto, che tra l'altro ha dovuto abbattere un muro perché lì c'era il giardino della villa che poi hanno chiamato l'americana, perché probabilmente ha avuto paura di mandar via la gente, fargli espropri, trovare, che ora ha ripiegato lì, perché adesso di Milano si trova una specie di zeta, ecco, va bene. Questo è la carta dell'Istituto dei Capi Militari del 52, che ha già aggiornato. Se guardate la San Damiano, no? Questo era il sentiero e questa è la strada a Viale Sant'Anna, che non vedete chi fa questo incrocio. Mentre prima sarebbe venuta qua. È un'occasione persa. Qua vorrei parlare dei Bernareggi Conti di San Damiano. Sono stati i Conti di San Damiano. Nascono Bernareggi, due cose perché è una famiglia molto importante. Prima sono andati a comprare terreni a Baraggio, la datoria Santa Margherita l'hanno fatto loro. Poi sono andati anche a San Damiano, sono diventati due proprietari. Queste sono le arme, gli stemmi di Patrizi, della famiglia Patrizi. Questo è l'albero genealogico dei Bernareggi, e poi quello principale si è estinto in linea maschile e ha dovuto anche riportare il titolo di conto della Regia Camera ed è entrato un altro parvenu, che è un alari, tra l'altro una famiglia secondaria. Vabbè. Questo è quello che parla della chiesa di Cosme Damiano che hanno dovuto buttare giù. Questo proviene dall'archivio di Stato, ma è supportato da altri documenti della Biblioteca Ambrosiana. Scambio di lettere tra San Carlo, Maggiolini e la fabbriceria del Duomo. Più manoscritto nel capitolare del Duomo, del canonico Longoni, che avendo letto questo qua prima che si ammalorasse, l'archivio di Stato è stato bombardato e quindi ha perso un mare di documenti e qua è rovinato dall'acqua perché poi ci pioveva dentro. Praticamente erano arrivati all'accordo di dire demoliamo la chiesa di Cosme Damiano, che erano d'accordo tutti gli architetti, e diamo il materiale che risulta all'ampliamento della chiesa di Bartolomeo, perché loro si recuperava tutto, non è che si buttava come adesso. Dopodiché la fabbriceria del Duomo ha detto abbiamo preferito fare tutto con materiale nuovo e quindi è andato a finire lì. Questo, essendo stato letto, si legge anche con un po' di fatica, è la rinuncia della fabbriceria all'utilizzo di quel materiale e quindi l'ha utilizzato la chiesa di San Bartolomeo. Per il resto, questo cosa significa? Non è scritto su lì perché purtroppo quando ho stampato il libro no, non ho potuto fare la foto. Parere lo sa perché ci sono scontrati col maestro Chico, il quale mi diceva io che c'entro, ditelo a Gaiani. No. Allora, dopo aver rotto le palle da Gaiani, finalmente mi ha mandato la foto di tre righe, ma che qua non ho fatto il tempo a mettere dentro perché me l'ha mandato 6-7 mesi fa, dove c'è scritto che
una volta buttato giù Cosme Damiano, i Bernareggi hanno costruito una chiesa, quella attuale, che è stata ampliata, modificata, che avevano giusto patronato, e che io, Pier Paolo Bosca, arciprete di Monza, veniva mi pare il prefetto della Brosiana, io ho benedetto, mi pare in agosto, comunque l'anno è il 1691, quindi che questa smentisce tutte quelle case del 1700, 1791. Del resto, se torno indietro, c'è la prima visita pastorale a San Damiano, perché prima non potevano farlo. Questo conferma, è del 1705, e lì leggete che esiste già la chiesa dei Santi ed è il giuspatronato dei Bernareggi, 1705. Quello dopo,